Cosa è vita? Vita, esistenza. Allora, io sono un ragazzo senegalese, sono di cittadinanza senegalese, sono nato in Senegal a Dakar, sono venuto qua in Europa a dicembre 2008, vengo di fare quest'anno in Europa 15 anni, sono nato in Senegal. In una famiglia poverissima, perché io sono nato. mio papà è morto sei mesi prima della mia nascita. Sono nato dietro mio papà. Allora io non, non ho mai conosciuto papà. Ma la mamma uh, era sempre brava. Uh, una mamma che ha fatto 13 bambini. E sì, io ho avuto una mamma che ha fatto 13 bambini. È, è, è stata sempre nostro papà. È morto a 81 anni, 2018. Non è mai stato in ospedale. Malato o qualcosa tutto il giorno. Andato una volta, una volta ospedale quando dovevo morire, nel 2018. Mio fratello grande che vive a Parigi, mio fratello maggiore che vive a Parigi, lo stesso papà e mamma, era in Senegal, allora aveva un piccolo malese, l'ha portato e dopo l'ha fatta. A 81 anni. Ma mio papà è morto sei mesi prima della mia nascita. Io. Sono l'ultimo, suo ultimo, allora io non conosco papà. A 14 anni ho iniziato a fare la mia vita da solo. Nella vita, nella vita in generale. Uno, un essere umano, posso usare termini di uomo, ma sto parlando in generale dell'essere umano, di de, de una persona. Un uomo quando sei nato e che non ce l'hai dei bambini, non ce l'hai papà. Quello è difficile per un bambino, ma... E' un piccolo aiuto perché a due anni tu inizi a pensare a papà dove papà ti, ti dicono che per esempio è morto tu inizi a capire cosa vuol dire la morte e a capire piccole cose che i bambini di tuo età non no, no conoscono. per quello ti ho detto che è, è difficile e duro di non uh, mai uh, toccare tuo papà, non mai darlo un, un abbraccio, non mai vederlo, ma è il destino che l'ha voluto così. De, No, non è, non è mio scelto. Io sono nato, papà è morto, sono nato sei mesi de, dopo, dopo la sua morte. Ho lasciato la mamma con sei figli e io sono nato dietro di lui sei. Papà è morto all'età di 36 anni. La mamma aveva 29. Giovanni anche, con, con, con sei figli e aspettava me. I'm not a natural laboratory, and I was a morte who was a man who was a man a lavorare, who was detto, detto a man who a man who was a man who was a man who was a man who was a man e was a man who 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 per, per sapere di più la mamma mi ha raccontato con tutto quello che ha detto che mio nonno lavorava con il francese perché lui faceva l'allevamento aveva un contratto di lavoro con il francese lui portava tutto il carne all'ospedale allora avevo un, un contratto con loro ha detto ai francesi che mio figlio non, non deve aprirlo, per fare autopsia si vuole aprire una persona allora loro sono musulmani nel le tempo lì non si accettava questa cosa non ho voluto che Aprono il pancia di suo figlio, non ha voluto l'autopsia, lui, mio nonno. Allora, morto, morto l'hanno portato nel simmetria e poi è passato, io sono cresciuto, mi hanno raccontato quella storia. Per me la mamma è stata sempre, papà e mamma, una brava, una brava donna, sempre. Mi ha educato bene e mi ha portato alla scuola e sì, con altri sessi. Reva monsei. După le, el s-a căsătorit, a avut patru. că te urează că suntem o familie de la Mama a făcut 13 vii. E fino 80 ani, nu s mai malată. Sempre, sempre. Donne di, non lo so cum se dice în italian. Donne di menage. Faceva totul a Casa linga. A a Dakar, dove abitavam în Senegal. Prima când vengo acolo. Alor eu a dis 15-16 anni ho iniziato a lavorare come artigiano per poter aiutare mamma, perché sono un uomo, ogni tanto quando mancava alcune cose, se sei nato in una famiglia povera, allora ti senti un po' colpevole, allora vuoi andare a fare qualcosa per portare qualcosa, perché tu non vuoi che mamma piange oppure si lamenta. Anche lei non voleva niente, tutto quello che voleva era per noi, oppure per pagare l'elettricità, oppure acqua per la casa. Può essere che si vergognava che lo tagliano corrente o qualcosa così. Allora io giovani studiavo, ma anche quando ero in vacanza andavo a lavorare nelle piccole fabbriche che erano vicine a Dakar. Lavoro che ti pagano a, a settimana qualcosa. e poi portare qualcosa a casa. Ho iniziato a lavorare eu, giovani, 13, 15, 15 ani, 15, 16, 17. Dopo scuola ho fatto un liceo, ho fatto un piccolo diploma e dopo ho fatto formazione professionale. Saldatore è di, uh, fab, di Fabro. dopo ho fatto un piccolo atelier în Senegal, a Dakar. mio piccolo atelier qui è, è lì sempre. Piccolo atelier per fare per fare porta, finestrini, ramp rampadine di scale, tutte le cose, piccole cose lì. E ti pagano, Con lavori eh, prendi poco, lavori bene, prendi... All'età di quasi 22 anni. E, e, e mio atelier è vivo fino ad ora, c'è mio cugino e alcuni piccoli bambini lì dentro. E vivo fino fino a oggi ogni tanto beh, si becco qualcosa così una piccola macchina soldatore, a baghetta per piccoli, piccoli bricoli oppure un trapano battuto qualcosa di duro io lo compro e lo mando nel contenario per aiutare loro per avere anche lì un po di materiale per preparare quando ritorno giù voglio eh, seguire il mio cammino perché io sono, sono un artigiano ho fatto tante cose nella vita prima di venire in Europa, ho fabbricato tante cose. Sono, per, esempio, per esempio, ti dico ti, un esempio, vestiti che ti lo addosso, tutto fatto a mano, perso per persona, noi lo chiamiamo in no, nella nostra lingua, ma in generale si chiama patchwork, si mette piccole per, patch, patch, per si, a mano, piccole per per uh, arrivare a avere un tessuto e dopo tali... E... Quanto tempo ci vuole per fare? Eh, si vuole tempo per fare, perché quello lì... Sono fatti tutto pezzo per pezzo, oh? si vede. Si vede che sono fatti più pezzi per pezzi, si, si vuole tempo. Prima di venire qui in Europa, a casa mia, io lo facevo con la macchina, per lavorare, per lavorare più veloce. Perché io facevo con questo tipo di, di arte, facevo con l'ensole di, loto, di, di letto l'ensole e vestiti. Con, la, con una macchina, un giorno, puoi avere, se lavori tu, per esempio 10 ore, puoi avere 5 metri e 2 metri di, 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 larghezza, di larghezza, lunghezza di 5 metri. Con una persona di tessuto così, si basta per fare un pantalone, per esempio. Allora, se lo fai con la macchina, si vuole tre giorni per arrivare a avere un pantalone finito. Ma a mano, lo sai che lavorare a mano sono opera di arte. Perché tocchi le cose, le santi, le guardi vicino, per misurare, misurare i tuoi occhi e tua, e tua mente. Non è che è una donna, non è che tutti possono farlo. Io ho fatto tanti pantaloni così a mano, qua in Europa, a mano, in Hamburgo, quando ero in Germania. Perché, dopo i miei 10, 10 primi anni in Europa, io non mi sono mai fermato. giravo così l'Europa. Perché sono arrivato a tempo duro in Europa, 2008. Aspetta, aspetta, andiamo per gradi. Allora, il famoso atelier che hai aperto in Senegal, mm -hmm. per quanto tempo hai lavorato lì? Eh, ho lavorato lì da quando l'ho aperto fino quando sono arrivato qua in Europa. Sono arrivato nel qua sono nato nel 72, ho... 50 quest'anno. Il mio compleanno avrò 50-51. atelier che ho aperto lì. Fino ad ora è lì eh, è vivo il mio atelier, sempre vivo, giovani fanno più lavoro, no? fanno ho formato tanti giovani anche, ho aiutato tanti giovani in Senegal. Ok, Qu quanto guadagnavi lì in Senegal? Eh, non si guadagna troppo, eh. si può avere qualcosa per vivere, per vivere, pagare l'elettricità del tuo piccolo atelier, perché si vuole l'elettricità per lavorare, per essere fabbro, si vuole un, piccolo, un po' di uh, energia corrente e basta, e affitto del, del posto. Allora io posso, fino ad oggi sto pagando queste cose, il mio posto, affitto e corrente, e dare anche formazione ai giovani che hanno... Ogni tanto parenti, gente povera, ti portano i loro figli, che non va più a scuola, eh, l'hanno buttato via, perché in Africa fino ad oggi ogni tanto capita che se uno giovani fa testa dura oppure non è bene, ogni lo mandano via e più, dopo i genitori... Lo mandano formazione o fare qualcosa altro, come qua in Europa. E tu, mentre facevi questo lavoro, che cosa avevi? Avevi casa, avevi una macchina? Che cosa avevi? Mm, sì, una piccola macchina per portare la roba, una piccola macchina di 12 anni. e Io abitavo con parenti, con casa famiglia, casa dei genitori, perché quello l'ho aperto giovani. Giovanni, a 22 ani. Il a sempre tenuto fino a mio, mio partenza Europa. l'Europa. Sono arrivato qua in, Europa 25 decembrie 2008. Natale, 25 decembrie 2008, a mezzogiorno, qua a Malpensa, Milano. Mio fratello grande viveva qua, a Bergamo, ha comprato una casa a Calvenzano, in una piccola città di Bergamo, dietro Treviglio, una frazione di Treviglio. Ho comprato casa lì 2004, lavoravo come macellaio, e se lunga di Pantiliate Milano, ho fatto lì quasi 17 anni, ho lavorato come macellaio e la sua moglie senegalese aspettava uno bambino, un bambino, secondo bambino, ha avuto due bambini qua a Treviglio, ospedale di Treviglio, un maschio 2005, uno femmine 2008 e io sono arrivato 2008. Quattro mesi dopo la città dell'ultimo. Mi ha fatto un contratto di lavoro al Badante perché avevo bisogno di mano a casa. Anche per aiutarmi a venire qua, per cercare qualcosa come tutti. Se non funziona bene in Africa, se c'è la possibilità di, possibilità di venire qua, in regola non si rifiuta per un giovane africano che è nato in una famiglia povera. Allora mi ha fatto un contratto di lavoro al Corvo Badante nel 2008. È venuto a prendere un colossale e mi ha portato a casa sua, a Bergamo di Calvenzano, una piccola città, frazione di Treviglio. Lui ha comprato casa nel 2004. E sono arrivato il 25 dicembre 2008, tempo duro in Europa, per un giovane africano. E noi, come, come altri paesi del terzo mondo, quando sei giovani, Pensi che oh, l'Europa è l'Eldorado, c'è tutto, perché tu non sei non hai ancora messo piede di qua, non capisci niente qua. E la gente senegalese che sono qua non ti dà informazioni della situazione di qua, e per cui alcuni di noi possono anche fermare l'attività per venire qua, perché non abbiamo nessuna informazione, non ti danno informazioni, ti dicono solo che oh, oh, posso farti un viso oppure un contratto di lavoro, vieni a provare, ma non ti dicono realmente la situazione di qua. Perché se alcuni sapevano un po' la situazione di qua, può essere che non vengano qua. Possono fermarsi in Africa e fare la loro vita. Perché ovunque nel mondo c'è qualcosa. Basta essere sul piede e avere la testa, essere intelligente. Ok, e tu come hai fatto all'inizio se non sapevi neanche parlare l'italiano, non sapevi niente? Eh, perché il Senegal è un paese francese, l'italiano è una lingua latina. Io ho studiato francese. Ho studiato francese, ho studiato, io ho studiato inglese nel mio paese. E potevo studiare anche italiano nel mio paese perché lì si studia italiano. Tanti senegalesi parlano italiano correttamente e non hanno mai messo piede qua. Ma io non ho mai, ho mai parlato italiano, non ho mai studiato nel mio paese. Come seconda lingua io ho studiato tedesco. Quando sono arrivato, mio fratello mi ha comprato un dizionario, la russo francese, italiano, con quel dizionario e il mio livello nella testa e la televisione, dopo tre mesi io ho iniziato a parlare un po' correttamente l'italiano, perché è quasi simile al francese, 50%, per qualcuno che ha fatto scuola francese fino a maturità, veramente si due, due mesi puoi parlare italiano, per qualcuno che ha fatto scuola francese ho detto fino a Maturuta, per esempio, oppure fino a Terzo Mediano. Per qualcuno che ha fatto scuola francese, perché tanti senegalesi anche vengono qua, fanno 30 anni qua e non possono parlare italiano. Io ho fatto scuola nel mio paese, solo che non potevo, e anche non avevo voglia di seguire scuola fino all'università, perché la mamma non ce la faceva. Avevo la mente che la mamma aveva sempre bisogno, allora sono un uomo, devo andare a lavorare. E per quello ho fermato... Suge. Quante lingue sai in tutto? Posso parlare quasi cinque lingue, la mia lingua ma madre, Mwolof si chiama. Parlo correttamente, I speak the good English because I learned it in my country. Right. Yeah. In Senegal, all'epoca, the non epoch there was not learning in the primary school. There was the only learning if if you arrive at a Liceo or College. So now in Senegal we learn English since uh, you know. okay. le altre lingue? Altre lingue ho studiato qua in Europa, italiano l'ho studiato qua, tedesco l'ho studiato in Germania, perché voglio farti sapere che io sono arrivato a tempo duro qua in Italia, tutto chiuso, come la guerra, come è stato nel tempo di Covid, confinamento tre mesi. Nel mondo, tutto il mondo è chiuso. Io sono arrivato un tempo duro qua in Italia. e eh, Ho formato la mia attività in Senegal. Ho lasciato uno mogli e tre bambini, tre bambini piccoli, e devo aiutare loro a dare de mangiare. E sono venuto qua tutto è chiuso. Sono arrivato qua il 25 dicembre 2008. Il momento che i più grandi dita fabbrica, tutto banco, tutto fanno il bilancio di loro, e fanno de... tutti, tutti fallito, chiuso, tutti chiuso. Perché io avevo bisogno di guardare la televisione per parlare la lingua, per capire, perché avevo il mio dizionario, la, la francese, italiano, ho studiato francese, allora avevo bisogno di guardare la televisione, io il scenario che vedevo uh, per una persona che ha lasciato l'Africa per venire a cercare qualcosa qua in Europa e anche di più una persona che ha fermato la sua attività in Africa, per venire a cercare qua tu vieni a guardare la televisione e cosa vedi? un scenariu de de sei meze, ogni giorno ti mostrano dita chiuso, suicidă, capo dita suicida oppure capo bancă sui che si amarsa amarsa moglie figli tutto. Se non ce l'hai testa poi avere problemi, perché qualcuno che è venuto per cercare E un siato con la mia mente a Per uscire fuori, aiutare quelli, che so, quelli piccoli che ho lasciato giù, per pagare allora ho usato la mia mente e ho iniziato a fare caffè senegalese, caffè tuba si chiama, perché lo facevo, lo facevo in Senegal. Aspetta, mi hai detto prima che hai iniziato a lavorare come badante all'inizio. Sì, sono arrivato con colfo badante, mio fratello me mi l'ha fatto, ma loro ti lo fanno. Quello contratto lì, per aiutarti per venire qua. Non possono pagarti. Ma no. tu hai lavorato o no? No, ho lavorato per lui, ma loro ti dicono che possono darti un a casa loro. Residenza per fare i documenti, perché fare i documenti devi avere una residenza qua in Europa, ovunque nel mondo. Ti danno una camera, una casa loro e una residenza e... Da mangiare, perché non ce l'hai niente. E dopo tutto quello lì si lo tolgono da quello che devono pagare dopo ti danno 50 euro, 100 euro. Che tu devi mandare alla famiglia e dopo, per esempio, non ce l'hai da fumare, non ce l'hai più niente, ti danno poco. Non è un lavoro di uomo, perché qualcuno che ha lasciato una famiglia per venire in Europa a cercare qualcosa. Ok, e tu per quanto tempo hai fatto effettivamente il badante? L'ho fatto due o tre mesi e dopo l'ho detto che fra. Questo lavoro non è fatto per me. Dobbiamo sistemare le cose, io voglio avere quello che ce l'hai tu. Dopo andare alla prefettura a fare tutte le tra, trazioni, mi hanno dato un permesso di due anni, un permesso di stagione di due anni. E io facevo tutto da solo. Andavo, parlavo con la gente di della prefettura e del castello di Bergamo da solo. Anche loro mi guardavano così. Co. Perché io ero appena arrivato qua in Europa, in Italia. Perché loro erano così, perché io, quando dico che ho fatto due mesi, tre mesi, mi guardano così, senza interpreto, senza niente. Io lo facevo lo so, solo tutto. E dopo quattro mesi mi hanno dato un documento di due anni. Giù non mi hanno dato, non ho passato la notte qua. Perché ti mandano un messaggio, quando hai ricevuto tutto, tu sai che vai a prendere. Allora ho preso la notte, ho preso il treno, sono andato a Parigi. Et si on initiait tout le labor, on compra tout 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 colloque besoin, une sata, une sata faire mieux café de Paris du 2009. Une sata faire mieux café et fonctionnava bien. Ben ici, partir de Paris du anda vos faire fière et mercati in nord de Amsterdam, Vienna, Vienna in Austria, Hamburgo et Copenhague et Stockholm. in Copenaghen Danimarca c'è uno posto nel centro di città che si chiama Cristiana non lo so tu lo sai conosci quello posto c'è un posto di mercato lì ogni giorno che poi vado lì mi hanno dato uno posto posso fare, mettere il mio bancarello di caffè e con che tutto co cosa fatto a mano L opera di arte che io fatto con ma a mano anche stasera si va dove andavo lì dormire domani posso fare perché io ho già pagato tutto i responsabili sono i miei amici ho lavorato con lì 4 anni 4 estate 2012 fino 2016 ma non sono più Ritornato. perché sono bloc bloccato qua fra in Bergamo, per quello sono accettato di parlare con lei, sono bloccato qua con problemi di documenti, perché dal 2018 giravo sempre dal 2008 fino al 2018, 2018 sono ritornato ho fatto per rifare documenti perché and quando andavo a girare e vendere mio caffè, vendere mio arte, nelle F African Fest, ho preferito di più 10 primi nord dell'Europa perché lì c'è di più African Festival e fiera per lavorare. Per esempio qua in Italia, no, io ho conosciuto solo un African Festival qua a Bergamo, quello che fanno a... Non so, si faceva anno dopo il Covid, due anni non ci non era, ma quest'anno l'hanno fatto, quest'anno alla fiera di Bergamo. Ma prima si faceva, penso a Quidino, si faceva a Quidino, festival multietnico, perché ci vuole quel tipo di festival fest fest per me, per lavorare. Robo che, che io vendo, sono un tipo di festival che mi aiutano a lavorare. Allora, ho girato due anni in Europa per fare festival e fiera per vendere le mie cose. Quando mio cugino a Parigi, lui abita a Parigi, ha la certa francese, ma aveva, abbiamo comprato un furgone insieme, per a vendere e a vendere. Dopo otto mesi, il furgone è comprato un po' di roba. Qua. Sono andato 2015 con il furgone in Senegal, l'abbiamo lasciato lì. Ogni anno, quando finiscevo di fare il mio giro, tornavo a pagare un po' di contributi per il mio documento, tratta, fare la pagare e andavo a Senegal per vedere la famiglia. Ma dal 2018 non posso più ritornare a vedere i bambini, cinque anni non ho visto i miei figli. Non è duro per me, perché sono un uomo, ho visto di tutto, ma per, ogni tanto penso che ci sono pensieri per i bambini, per loro è un po' duro, se non hanno la stessa capacità che il papà. Per loro può essere un po' duro, ma per me niente, perché da, da bambini già, solo il papà era già morto, sono già abituato. Per me rimanere qua a 5 anni senza vedere i bambini mi fa male un po', ma niente, è la vita è il destino. non noone mi non è che io ho scelto di abbandonare la famiglia. per problemi di documenti che sono bloccato qua, perché de 2018 fino fiino oggi non voli ono dal mi o documente sono revatuquoi 2000 outo 20 dchi okambiyato cambiato o satu to quoi in europa Ho aperto una partita iva Camera di commerceo quoi bergamo per fa le lavour autonome par que kole ki mi'afato kolfo badante non mi pagava, non on peaitari Potevo darmi solo una camera a casa e da mangiare. Allora non ce la facevo, l'ho allora detto di fermare il contratto. Fermato il contratto ho aperto una partita in 2010 per poter fare i mercati ovunque in Europa fiera e tutto. Ora c'è la partita IVA di lavoro autonomo, piccolo commerciante, ambulante. Per quello potevo girare in Europa, avere posti nelle fiera, nel nord dell'Europa e tutto. Era il documento lì. Fino ad oggi c'è questo documento, ma dal 2018 uh, c'è un po' di, uh, più di 10.000 euro da pagare all'Estato. La partita IVA deve pagare ogni mese. Non ho pagato tanto, ho pagato pagavo solo poco. Ogni anno devo pagare quattro trimestri, io pagavo solo uno per aver ricevuto, per fare il rinnovo, Per dirti la verità, perché non ci lo facevo pagare tutto. Allora pagavo solo uno l'ultimo. Dopo dieci anni ci sono tanti debiti per essere, non lo so, hanno bloccato il mio documento fino ad oggi. Hanno bloccato il mio lavoro, non ho perso tanti posti di lavoro in nord dell'Europa. È perché prima non potevo fermarmi qua, non avevo niente qua, fra. come la guerra, tutto è chiuso. Gente, sono arrivato a tempo duro qua, tutto è chiuso, devo sistemarmi con la, con la mia mente per uscire fuori, Trovo fare qualcosa, come facevo nel mio paese. Quindi in questo istante, come sei sistemato in Italia? Dove dormi e cosa fai durante la giornata? E dove dormo? Io ho affittato una camera quando sono ritornato qua a ottobre 2018. Ho fatto trattazione con il uh, comune e mi hanno aiutato quattro mesi inverno, emergenza inverno 2018, perché sono ritornato a ottobre qualcosa così. E mi hanno dato, sistemato un posto per emergenza inverno che fanno per aiutare la gente per non dormire fuori. Quattro mesi. E dopo quattro mesi, ho... per fortuna, ho beccato un senegalese che mi ha affittato una camera a Telgate. Dopo Gargario ho trovato una camera affittata co... nell'appartamento di un senegalese. Abitavo con qualcuno altro, pagavo 500 euro al mese, un numero locale con garage. Ragazzo, il garage l'altro ragazzo casa è andato via non poi lui non ce lo faceva più pagare l'appartamento da solo e cercava qualcuno una mano e mi hanno detto lo chiamato se si siamo visti mi ha fatto un posto mi ha fatto un siamo al, al comune di Telgate mi ha fatto una residenza, Con ho ricevuto, perché io avevo ricevuto, aspettavo il documento, perché senza documenti non ti fanno residenza. Allora lui mi ha fatto una residenza, ma allora la polizia locale di Telgate mi ha detto che come tu ce l'hai ricevuto in corso, ti danno ospite. Quando esci fuori tu permesso, vieni, lo cambiano, ti danno residenza, ma con il permesso non è mai uscito fuori, fino ad oggi. oggi. Allora, lui, quello, ab abitato lì tre anni e mezzo, fino al di 31 dicembre scorso. E non ci lo facevo più, da Telgate, venire al centro Bergamo a lavorare, un po' lontano per me. Dopo il confinamento, Covid, tre mesi, lavoravo solo pomeriggio, cinque ore. Arrivavo qua, in centro di Telgate, a, a, a Bergamo, alle quattro e mezzo, cinque, ogni tanto alle cinque. Fino alle nove, quattro ore, cinque ore. Solo pomeriggio, fino... 31, tre, tre anni e mezzo, lavoravo solo pomeriggio. Solo fino al 31 dicembre scorso, ho perso la camera lì perché lui regalava solo lui, faceva problemi, problemi, problemi. Sempre problemi. Non, non ce li facevo più abitare con lui. Che problemi c'erano? Non lo so, le gente sono così, hein? ti fanno sempre problemi. Anche lui beveva tantissimo tanti vino, è un alcolista. abitava, non lo so, terni, vicino a Roma. Era sposato con un'italiana, ha avuto un figlio. La sua moglie l'ha buttato via perché beveva tanti vini, alcolici. E dopo non lo so come è arrivato a Bergamo. Tramite un amico, bla bla bla, è arrivato qua. E quindi tu adesso dove dormi? Dove iniziare il primo gennaio, Don Davide, una brava persona. Una brava persona, un amico di cuore. Lui mi ha aiutato, mi ha detto che tu sei mio amico, tu non devi dormire fuori. Perché lui ha detto, Don, se non mi aiutato affitto una piccola camera. Posso pagarlo. Io. A partire dal primo gennaio, io dormo fuori nella stazione dove lavoro. Mi ha detto che tu sei, sei, sei una brava persona, sei mio amico, non devi dormire fuori. Vieni e mi ha prestato un piccolo posto per dormire. Ora dormo lì fino a ieri sera, sono lì, sono con lui. E non lo so come, devo, come finisce, perché intanto una persona ha voglia di aiutare oppure di fare qualcosa, ma la gente non lascia fare. Bla, bla 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 lo sai la vita come per quello io se sì, avevo qualcosa di sicuro per organizzarmi meglio per me di quell'appartamento per organizzarmi meglio per me anche io sono un tipo di, di ambasciatore perché 15 anni che sono in Europa io ho sempre portato la mia cultura ovunque in Europa ovunque in Europa quello caffè che io vendo in Europa da 15 anni l'ho iniziato a Parigi 2009 ora oggi al momento che ti parlo io, più di 100 giovani senegalesi stanno lavorando con questa cosa. E l'hanno visto da me, sono io che ho iniziato qua nel 2009, nel tempo della crisi, a Parigi. Ho fatto tutta l'estate 2009 a, a, in Francia, tra i festival e le feste. Quando sono ritornato qua in Italia, a Bergamo, per fare il docu nuovo documento e andare a Senegal, mi hanno detto che quando ho lasciato Parigi, quasi... 5-6 persone hanno iniziato a fare come me, a vendere caffè, a trovare uh, caffè, caffè senegalese. Ora ci sono più di 15 persone che lo vendono a Parigi, perché Parigi è una grande città, anche una Francia, un paese democratico. Se si, si vuoi lavorare, fare qualcosa, lavorare ti aiutano. Non ti fanno problemi. Ma qua per esempio in Bergamo, la mia città di ospite in Europa, non mi lasciano lavorare in pace, ogni tre mesi la polizia viene e mi prende tutta la mia roba, mi fanno problemi. Mi hanno dato tante multe con questo caffè. E ce l'ho addosso ora con loro. Sì, ogni giorno che vado per lavorare, io. Anche ogni tanto posso fare tante cose, con il mio caffè, ma dove sono seduto? Ci hai alcuni pensieri che la polizia oh, ti vengono a rompere i tuoi coglioni, cambiare di posto qua, non è per fare cosa, cambiare di posto, mi rompono i coglioni, mi fanno problemi. E io voglio, cielo voglio di lavorare, andare avanti. Non sono venuto qua in Europa per fare carsata perché io ce l'ho famiglia. Quindi tu adesso, nella giornata tipica, vai in stazione a vendere il caffè come venditore ambulante? Non in stazione, non me ne vado in stazione, me ne vado in città, dove ci sono i miei paesani. Solo che è vicino a stazione, la stazione è dall'altra parte, me ne vado in città. Io ho iniziato il caffè nel parco mal malpensato, dietro stazione, c'è un parco lì, parco pubblico, ma quando è arrivato il Covid, dopo il confinamento di tre mesi, hanno cambiato le leggi, il comune di Bergamo ha cambiato le leggi, hanno detto che il parco non è più pubblico, fatto per eh, i bambini e gli adulti che accompagnano i bambini, hanno cambiato per bloccare alcune persone, non si fa così, perché noi, tu, noi si, anche siamo stranieri ma ci sentiamo come italiani, come Bergamas, perché abbiamo dividato con loro tempo duri, tempo duri vuol dire tempo della crisi 2008 quando tutto era chiuso. Nel tempo della pandemia anche si è trovato qua, potevamo morire qua sulla terra di Bergamo. Allora, dentro di noi, nel quel tempo che siamo qua, siamo bergamaschi, siamo italiani. Io vedo così la vita. Uno, se fa uno posto più di 10 anni, se notabili lì, dobbiamo dare loro, dobbiamo aiutarti. Fra, se sei capace, dobbiamo aiutarti. Perché è per tutto il mondo, che possono approfittare di quello che hanno la gente nella testa. Giusto per chiarire, quindi tu adesso dormi al patronato San Vincenzo e ti svegli ogni giorno e vai a vendere caffè in città dove riesci. Non ce l'ho più posto preferito, me ne vado solo dove sei vicino a per... un paese. Ho scelto dove mi hai trovato tu oggi, di fronte con la stazione, dove sono i pullman, perché lì... Sì, oggi è in una stazione uh -huh. dei treni. Sì, vicino alla stazione, perché lì... auto uh, aveva già miei paisani che erano lì è un uh, anziano che lavorava lì che viene da Piccole Cause e lui mi ha detto mi ha visto con mio caffè lo fa tutto tutto nel suo solito il primo gennaio mi ha detto vai val viene qua loro mi chiamano così vai fa il caffè tu vai fa il viene qua con tuo caffè a un certo venire di mattina bravo perché loro tanti anni due anni tre anni di uh, medici sempre Porta caffè di mattina, porta caffè di mattina. Ma io non, non avevo voglia, perché avevo una pandemia. Nella, e come i caffè ogni tanto chiama, mio caffè chiama la gente, si, i giovani si raggruppano vicino al mio caffè. E come avevo una pandemia nel mondo, io non volevo favorizzare quel raggruppamento di gente. E per quello ho fatto quella scelta. Era duro per me lavorare solo quattro ore al giorno. Potevo fare di più, ma ho preferito fare tutto questo Chi sono loro di peccato? Sono dei tuoi amici che ti aiutano a produrre caffè ogni giorno? No, il caffè lo tostano a casa mia in Senegal. Ogni 15 giorni mi mandano 25 kg di caffè. Perché io ho iniziato quel lavoro in Senegal. Io tostavo ogni 15 giorni 25 kg di caffè. Ogni tanto 50 lo mandavo a Indianapolis in America, a mio cugino. Lui c'era un negozio di prodotti esotici, 20 cibo secco solo. Io lo mandavo perché? per 15 anni. Avevo il mio, mio atelier di fabro, A casa mia, sulla terrazza sopra, tostavo caffè e lo mandavo in America. E facevo piccole distribuzioni in, in Senegal anche a Dakar. A che età hai iniziato a fare il caffè? Eto, giovanissimo, l'ho iniziato come ti ho detto a 15-16. Perché quando vai ora, ora in Senegal, oppure su Google, ogni è nostra cultura, nostra tradizione, ogni angolo, ogni quartiere. Quasi, c'è un ragazzo senegalese giovane come me all'angolo seduto con il suo caffè, è nostra tradizione vendere caffè mezzo alla strada. Vai ora, oggi in Senegal, domani mattina, ogni angolo, di ogni quartiere c'è un ragazzo, è uno, giovane che sta lì a vendere il suo caffè e fare piccoli lavori di mano. Quello caffè non lo, lo vedi da nessun parte nel mondo, solo in Senegal, è un caffè curativo e anche un bevande santo che è creato in Senegal 100, quasi 150 anni fa, per il nostro guida spirituale, quello che ha creato il muridismo. Il muridismo è una strada nell'Islam. Sono sufi. Dopo guarda su Google, puoi sapere un po', perché è un'altra discussione. Per esempio, se devo spiegarti cosa vuol dire sufi, può prendere quattro ore ora, per farti capire un po'. Eh, non è una cosa che posso dirti...

Quando i francesi, nel tempo che Senegal non era un paese indipendente, era colonizzato per i francesi, allora quando i francesi hanno deportato in esilio il nostro guide spirituale, e dopo sette anni l'hanno portato giù, perché non potevano ammazzarlo, hanno fatto giù tutto ma non potevano ammazzarlo, allora l'hanno riportato giù in Senegal. L'hanno portato in esilio nel 1895 e ritornato nel 1902 e tutti, in Africa le resistenti, spirituali o attive, pacifiche o, o attive, perché i guidi spirituali facevano loro, massimo facevano resistenza pacifica, sono i re africani che hanno fatto la guerra, ma loro facevano la resistenza pacifica. Allora hanno detto no al colonizzatore, ma no, solo rifiutare, ma non fare la guerra, quello si chiama resistenza, resistenza pacifica. I re, tutti i re d'Africa, i colonizzatori europei, francesi o inglesi, li hanno uccisi tutti, oppure se non possano, potevano uscire, li hanno portati in esilio. I nostri gui distruggili li hanno portati in esilio per sette anni. Li hanno portati in Senegal. 1895 li hanno portati 1902. Ma quando è tornato 1902 ha portato caffè tuba. Sì, ha portato perché il nave...

anti-anti-anti tutti i tipi di virus è che è che ho portato in Europa cura tutto Anche, basta credersi perché i, i scientifici francesi tanti 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 anni fa lavorano con un laboratorio uh, pastor il pastor quello che ha creato il vaccino primo il vaccino anti-grippe quello che ha creato pastor loro hanno un laboratorio in Senegal lavorano con i scientifici senegalesi loro hanno già per questo caffè tanti 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 anni hanno controllato tanti anni e hanno certificato che quello caffè è curativo, è anti-giabbet, per curare tante cose nel corpo umano. Torniamo un secondo a te. Tu non potevi rimanere a Parigi o non volevi, come gli altri ragazzi che parlavi? Mm, no. Tutta la mia, la mia famiglia sono lì, ma rimanere a Parigi... Anche quello che mi ha portato qua con il contratto di lavoro, Corfu Barante, mio fratello maggiore, le stesso papà e mamma, io vengo un anno dopo di lui. Anche lui, dopo che sono arrivato qua nel 2008, nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza italiana com, com, con la sua moglie, anche senegalese. E dopo due anni, dopo 2016, lui non poteva più fare il lavoro di mascellaio, perché tre anni successivi, in inverno, sempre recuperato a ospedale malato da morire, perché aveva l'asma, era asmatico e non lo sapeva. E come lui fuma? allora i dottori qua, loro curavano sempre l'infezione pulmonare. Lo sai che i dottori del mondo, quando sanno che tu fumi e che tu hai un problema qua, subito dicono infezioni pulmonari, perché sanno che fumi. E dopo tre anni, un professore all'ospedale, Papa Giovani, di centro Bergamo, ha scoperto che lui è astmatico, Non può più entrare nel cielo fresco. Deva l-a vor așa lunga. Oare fata demisionera, au pagat o soldi. Unde atunci de 2008, orișcui vutu s-a 2006, 2008, lui unda atunci. Cand a, a, a fermat o lavoura, unda atunci să negar. Voleva apuia un miadeta, mi miadeta ame. Voleva apuia un piccolo maștala. Dove, dove non si entra nel cielo fresco, si lavora con uh, frigo, congelazione, non lo so, so volevo fare questo. Dopo due anni, 2020 è ritornato qua, ha comprato una casa qua a Bergamo, ha sempre sua casa qua. Alors, dopo due anni le cose non andavano bene lì, è ritornato qua, a faceva avanti un dietro a Parigi e 2021 ha trovato lavoro a Parigi e si è fermato lì tutta la sua famiglia a Parigi. Ma prima di lui, io ho altri due fratelli grandi che sono a Parigi più di 30 anni, due fratelli maggiori. Il primo è arrivato a Parigi, quando ha avuto maturità, mamma ha fatto di tutto per farlo venire a studiare, nel 1980. L'altro è arrivato sei anni dopo. E quello che, che stava qua a Bergamo, che mi ha fatto venire qua, che si è spostato a Parigi, lui è arrivato qua a Bergamo. 98 allora io sono l'ultimo a arrivare 2008 10 anni dopo di lui Lui è arrivato qua, 98 ho avuto sei documenti in legge che chiamano legge bossifini 2002-2003 lui ha avuto un documento con, con questa legge e dopo ha avuto lavoro piano piano ha comprato sua casa e mi ha fatto questo contratto quando sua moglie aspettava il secondo bambino ma come io sono arrivato qua ho fatto formazione professionale e tutto e che tutto è chiuso, non potevo lavorare e fare quello che ho studiato. Ok, ok, Questo è la camera, hai già detto. Ok, ho, ho iniziato quel lavoro che mi hai trovato oggi a fare. Ho iniziato e di 15 anni sto facendo quel lavoro e mi aiuto a pagare la mia camera. Perché il tergate dove abitavo pagavo camera 200 euro, il gas cura mensile pagavo quasi 150, tutto mi arrivava quasi 350 ogni tanto, quasi vicino a 400 al mese. E il mio, il mio caffè e le piccole cose che fa a mano mi danno questi soldi, mi bastano per pagare e aiutare la mia famiglia. Perché fra quel caffè lì si funziona bene, fuori, fuori, come sto lavorando così. Se funziona bene, ogni giorno posso fare 50 euro o di più con questo caffè al giorno. E quello che hanno i operai nell'edità, anche alcuni operai non hanno questo. Ma il comune di Bergamo, la città di Bergamo, vogliono aiutarmi a mettere a posto mio bar. 2000, nel tempo de, di Covid. Mi hanno fatto uno multo, la polizia locale di Bergamo, mi hanno portato nella polizia della stazione, <ride> mi hanno fatto una foto, hanno chiamato il giornalista generale di Bergamo, non lo so quale giornalista. Allora, dentro la stazione c'è un piccolo poliziale, due, due uffici, prima di portare che sono per gente che hanno problemi nelle treni, sempre nella stazione c'è un piccolo posto di polizia. Mi hanno preso lì e mi hanno portato perché... Allora avevo confinamento e io uscivo fuori per lavorare, perché devo mangiare, devo pagare casa e noi, loro non mi aiutano e se non pago casa mi buttano fuori. Allora io andavo, venivo a lavorare nel tempo di confinamento. Allora un giorno dopo tre settimane, primo confinamento di tre mesi, un giorno polizia, sette poliziotti mi hanno così, preso così, mi hanno detto vieni, mi hanno portato nel posto di polizia della stazione, dentro hanno chiamato un giornalista, bla bla bla, perché era un momento difficile. Duro, tutti erano così per regionare per alcune gente era un po' difficile. Per quello hanno fatto, quello. non l'hanno fatto per cattiveria. Vole... Loro volevano solo aiutare la gente a organizzare, ma... ma non si vuole alcune cose. Mi hanno dato una multa di non lo so, mille e qualche cose euro e mi hanno detto: se ti vedono ancora fuori con questo caffè, sequestrano il tuo permesso di soggiorno. E mi sono fermato a casa per due mesi. Ho chiamato mio fratellino, che è l'ultimo della famiglia, a Parigi. L'ho spiegato la situazione, mi ha mandato un po' di soldi, 300 euro. Mi ha detto, fra paga 200 euro per camera, 100 euro per mangiare. Ero fortunato che Luigi aveva qualcosa. In tassa. Perché sta lavorando ma io anche non voglio fare della pena a nessuna persona perché è mio fratello ma è un uomo come me, per quello non, non, mai, non sono abituato a chiedere aiuto alla gente, ce l'ho sempre fatto da solo io, 14 anni. Tu non hai mai chiesto l'emosina? Niente, mai, io sono abituato a farlo da solo adesso quanti debiti no, hai in totale? Non ce l'ho niente debito, può, può essere con l'Estato. E, e sto trattando con loro, con, ho preso un avvocato, può essere che avevo, devo, devo pagare qualcosa, perché loro possono trattare le cose con il giudice di pace, non ho fatto niente, mi hanno dato scorso molto lì solo perché era un momento di confinamento, erano un po' così per organizzare le cose, hanno pensato che... Sono io che raggruppo la gente, ma non era così. Mi sono fermato do a casa, dopo due mesi senza venire in centro, ma sempre i giovani erano lì. E polizia correre dietro di loro. Perché tutti loro avevano lo stesso problema che me. Hanno voluto venire anche in città a fare il loro business per mangiare e pagare affitto. È il problema di tutti noi stranieri. Perché non abbiamo casa di papà qua. Dobbiamo fare qualcosa per pagare, per mangiare e per uh, pagare affitto per evitare di dormire fuori, perché tutti noi non possiamo dormire fuori. Dove mi hai trovato già c'è più di 25 giovani africani che dormono fuori lì, eh? tutto lì inverno. Alcuni hanno fatto lì 10 anni a dormire lì fuori, eh? alcuni hanno fatto più di 10 anni lì, dove mi hai trovato a dormire fuori lì. Inverno come estate, e ovunque in Europa. Vai a Parigi, vai a Roma, vai a Roma Terni, ci sono più di 100 persone che dormono fuori, non è solo Bergamo. Alcuni dormono dentro stazione dei treni, alcuni dormono fuori dove pensano che si sì, possono eh, dormire in pace 5 ore o 3 ore la notte senza che le rubano piccole zaie. Non hanno niente, sono tutti poverini, ma almeno hanno un piccolo cellulare o qualcosa di piccolo che vogliono tenere con loro. E quando dormi la gente che cammina la notte ti rubano tutto. Ok, torniamo a te, parliamo sempre di te. Voglio sapere qual è stato il momento più difficile della tua vita? Mm, non lo so. Per me, il momento difficile nella, nella mia vita. Non posso dire perché per me non c'è un momento difficile nella mia vita. Ci sono solo pre, previste, superare e basta. Non c'è un momento difficile. Il momento difficile per me, quello che sento per difficile, per esempio quello che, che vissuto il momento della Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale. Oppure il momento che aveva il virus di, de della pesta nel mondo, che la gente muoreva così come animali. Co co quello tempo lì si può dire difficile e duro. Io sono un uomo, sono capace di superare qualunque situazione. Perché Dio mi ha dato mente per pensare, valutare e andare avanti con sicurezza. E fare piano senza fare danni. E, e per quello sono vivo fino ad oggi per poter parlare con lei. Allora ti faccio questa domanda invece, qual è stato il momento più bello della tua vita? Ah, il momento più bello sì, per esempio quando mio, primio, mio primo è nato che era un maschio, ho sempre desiderato di avere il primo uno maschio. E niente, dopo di questo non lo so quale momento posso definire come il momento più, più felice. Cosa hai detto? Il momento più... Buoni, non lo so. Il tuo ricordo più bello? Più bello, il ricordo più bello. Eh difficile di dirtelo perché ci sono tanti ci sono tanti perché una persona di 55 anni e 15 anni di giro in tutta l'Europa per me il momento più bello della mia vita fino ad oggi perché nel quel tempo lì non avevo cellulare e bla bla perché mio figlio è nato nel 99 allora quando mi hanno detto che la tua moglie ha un bambino e che è un maschio io sono un bypass bypass vuol dire uno sufi sufi vuol dire un po', per dire un po' chi sono. Una persona che non può fare differenza tra, tra buono e, e duro e difficile. E tutto è uguale, accettare e decidere. Per esempio, ti dico un po' in francese. Un soffi, il doit accettare il destino e prendere le cose alla la leggera. Le bon comme le dur, le bien comme le mal, tout ça doit être au même pied d'égalité. Par exemple, si je vais de la forêt, que je suis fortuné de Beccar, quelque chose comme 10 000 euros, 100 000 euros, et que vado vais de la que je 50 euros, permet enfin, de bien être égal. Par contre, il suffit, tout le temps, de tenir le La tua famiglia come sta adesso? E stanno bene, sono contento. Uno dei momenti che mi, rendono, che mi hanno rento felice, per esempio, la mia figlia maggiore, seconda, ci sono maschio e due figli. Quanti anni hanno? Ma, il maschio è nato nel 99, devi comprare 23. Prima femmina è nato nel 2003. Devi, devi comprare quest'anno, 3 luglio prossimo, devi comprare 20 anni. Ma, Le lei la nu scorsă mi-a fat de vintare fel în moment o când a reșit as as o măturuta. Per că eu sunt prepagat pe lei scolă în Senegal, De asilo fi o măturuta. Con mi picol atelier, picole coze că face o Senegal. O sempre prepagat-o pe lei, unul de pui grande scolă de excelență de Dakar. Si cheamă Notre Dame du Liban. Anche una, una scuola cattolica. Non l'ho scelto perché sono ricco. Quella scuola era vicino a casa mia. Era una scuola di, di eccellenza, ma privata, dovevo pagare. Quali sono i tuoi piani per il futuro adesso? Arrivare a mettere il mio caffè. Quello che sto lavorando 15 anni in un bar. E aprire un bar per il mio caffè, un negozio per il mio caffè. Per vendere il mio caffè e roba artigiana. Dove mi hai trovato oggi, per esempio? Stavo facendo un pantalone così, a mano. Ma tu, tutto con le con il caffè e tutto, farla la mezz'ora di strada da tanti anni. Non è facile, fra. Devi essere, avere la testa. Perché gente che sono ubriachi, drogati, bla bla bla, la gente non ti lascia in pace a lavorare. Devi avere la testa. A proposito, tu che vizia hai? Bere, fumare? No, io fumo le marijuana da tanti anni. Da quando ho avuto 14, 13 anni. non ho mai bevuto alcool nella mia vita. Fumo solo Maria. quello che si è regalato Dio. E la droga? Droga no mai, non l'ho mai fatto nella mia vita. Uno sufi non fa droga. Uno sufi è uno musulmano, uno musulmano puro. Qualcuno che crede a Dio, ma qualcuno che non crede a, a, a fare la festa. A fare, no, 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 uno suffì non fa la festa. La no, nostra filosofia, noi sufi lo sai cosa? Eh, noi crediamo che Dio sia creato solo per lavorare e pregare, basta. Non c'è niente altro. Noi crediamo a questa cosa. Dio si è mandato qua, nel quella terra lì solo, per lavorare e pregare. Ma se tu potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa nella tua vita, che cosa faresti? Niente, mi piace quello che sto facendo. Mi piace quello che sto facendo. Non hai rimpianti? Sì, mi piace quello che sto facendo, è un sogno che ho sempre avuto in Senegal. E mi aiuta a andare avanti. E sto aiutando i miei tre bambini a pagare la scuola di loro, perché sono in scuola privata. Tutto con i piccoli lavori. Solo che ho poco debito con l'estate. Ma tu non hai rimpianti per il passato? Non c'è niente che vorresti che sia andato diversamente? Non c'è niente che ti dispiace? Sì, prima di venire qua, per esempio, nel 2008, stesso anno. Io ho aperto un SARL in Senegal, prima avevo un piccolo atelier di fabbro che ho aperto così, Africa si può fare cose. ma dopo, dopo anni, 2008, ho voluto normalizzare le cose, ho aperto un SARL con il governo senegalese, società a Responsabilità Limitata. L'ho aperto aprile 2008, aprile, maggio, giugno, luglio, dopo sei, sette mesi, mio fratello Michiama mi ha detto che il contratto di lavoro per te, Colfu Barante, provincia di Bergamo ti ha dato, accordato questo contratto, devi venire qua. Dopo sette mesi che ho aperto il mio SARL per iniziare, perché ho aperto un SARL Senegal per lavorare nell'agricoltura e l'elevamento, che volevo, perché ho fatto tanti, tanti, tanti anni nell'industria, dopo volevo cambiare le cose e lavorare con la natura, perché l'industria non va bene, ti amarso. E per quello ho fatto quella scelta lì, il mio SRL, ho fatto la di, di un dettaglio di allevamento. Volevo fare agricoltura e allevamento. E c'è la, la mia licenza fino ad oggi che parlo con te. Quando sono venuto qua nel 2008, dopo tre anni sono ritornato giù nel 2012, allora ho visto un, un notario che mi ha detto che dovevo scrivere una lettera.

così sono esonerato da tutti i tax fino che ritorno in Senegal. Ma io già ce l'ho mia licenza per mi mio SR in Senegal. Ho sempre pensato a tutte queste cose di organizzarmi nella vita. Perché non si sa mai, Poi beccare qualcuno e potete lavorare insieme lì giù o fare qualcosa. Puoi beccare un partenere, ovunque nel mondo. E per quello eu Avevo già quel momento dei giovani, avere una dito, perché ho iniziato a farcela da solo giovane giovani, perché non, non, non ho mai avuto papà per aiutarmi, e, e Devo farla da solo, per cui ho sempre pensato a fare le cose, e andare avanti, più avanti. Ti farei un'ultima domanda, la tua. Cosa è vita? Cosa vita? Vita? Cosa vita? vita? Una bella questione, vita esistenza. Che non esiste, non so giusto, me, quello che non esiste non c'è la vita. Non so se l'ho trovato giusto, ma per me l'esistenza, quello che non esiste, quello che non c'è, non c'è. La vita c'è. Perché quando metti uno, qualcosa di morto, quello che è morto no, non esiste più, non può fare nulla più per, da solo. Non esiste più. Quello che ha ancora vita è quello che esiste, quello che può fare qualcosa.